A Mola di Bari si è svolta la prima finale pugliese per The Look of the Year, il master nazionale di moda e bellezza. C'eravamo anche noi. Eccole le quattro finaliste pugliesi che a novembre si contenderanno lo scettro di The Look of the Year. La premiazione è al culmine di una serata interamente dedicata alla bellezza, all'arte e alla creatività, il tutto ambientato in una sala settecentesca che ha fatto da cornice alle sfilate. In passerella l'estro della stilista Brigida Lorusso, premio cinema a Matera, e l'ingegnosità romantica di Sergio Tamburrino, che nella Città dei Sassi ha ottenuto il premio Margutta, la direzione artistica affidata ad un veterano. La moda e la bellezza unite insieme sono il massimo, credo, no? Quindi questo luogo poi è fantastico, quindi è quello che noi cerchiamo di esprimere, la qualità. La qualità è la cosa fondamentale che dà il massimo, quindi oggi la gente ha bisogno di vedere delle cose belle, perché è un momento un po' triste della nostra economia, quindi si ha voglia veramente di vedere delle cose belle. Oltre agli abiti, gioielli firmati da Domenico Burdi, designer ufficiale della finale nazionale, con le sue creazioni uniche e ricercate. Un successo annunciato, insomma, per la madrina di casa che ha curato l'intera regia dell'evento. Siamo la prima finalista nazionale per The Look of the Year, ovviamente per la regione Puglia, perché ci sarà a novembre la finale nazionale. Io sono appunto responsabile nazionale di questo master professionale per la moda che è The Look of the Year. Tutte le regioni si stanno adoperando per eleggere le quattro finaliste nazionali che scenderanno in finale nazionale, quindi abbiamo la prima per la Puglia questa sera. La Puglia che chance ha a livello nazionale? Delle bellissime chance, perché ovviamente abbiamo delle belle modelle, non voglio sembrare di parte, ma è così. I requisiti sono specifici, le modelle devono essere alte, magre, ecco perché ci sono modelle che mandiamo proprio in passerella, quindi i canoni, i requisiti sono proprio quelli prettamente moda.